I gestori degli impianti di carburante confermano lo sciopero previsto per il 25 e 26 gennaio. L'incontro al Mimit, durato circa un'ora, è stato deludente, dicono, e non sono arrivati elementi migliorativi, anzi semmai sono peggiorate le condizioni. Le sigle sindacali, disposte sino all'ultimo minuto a trovare una quadra, contestano i cartelli che creeranno problemi con gli utenti perché, dicono, non garantiscono trasparenza ma confusione. Accolta la richiesta del garante per gli scioperi, protesta ridotta dalle ore 19 del 24 gennaio alla stessa ora del 26 gennaio.